soffio delle porte che si aprono. Un passo per salire a bordo. E poi ci muoviamo. Muoverci, spostarci liberamente, è un nostro diritto. Lo dice la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Lo dice la Costituzione. Senza la libertà di muoverci, vivremmo in un mondo di limiti. Non potremmo studiare, lavorare, incontrare le persone che amiamo. Quello che trasforma queste parole in realtà è il trasporto pubblico locale, perché collega dove occorre, non dove conviene. E non fa differenza tra i piccoli comuni e le città più grandi, fra chi potrebbe girare in supercar e chi deve superare mille difficoltà anche per pochi passi. Il trasporto pubblico non è solo un diritto, è un aiuto vero all'ambiente. A parità di passeggeri trasportati e di distanze percorse, il trasporto privato consuma 4 volte più carburante rispetto al trasporto pubblico. Il trasporto pubblico vuol dire quindi meno inquinamento, meno riscaldamento globale. Vuol dire meno auto in giro, perché un solo mezzo trasporta i passeggeri di almeno 10 auto. Vuol dire quindi strade più libere e città più vivibili. Vuol dire anche più sicurezza stradale, meno incidenti e minori tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di studio o di lavoro. Il trasporto pubblico offre più opportunità sociali ed economiche alle persone che vivono nei piccoli centri. Tutto questo è ancora più importante in Sardegna, perché è una delle regioni più grandi e meno popolate d'Italia. È la Regione Sardegna che garantisce il diritto alla mobilità all'interno della nostra isola. Lo fa con diversi operatori pubblici e privati e con una propria azienda dedicata al trasporto regionale, ARST, Azienda Regionale Sarda dei Trasporti. È una presenza costante, familiare. 369 su 377 comuni della Sardegna sono collegati da una rete di 4 diverse modalità di trasporto che ogni giorno fa viaggiare oltre 62.000 passeggeri. I bus urbani ed extraurbani, le metropolitane a Cagliari e a Sassari, la ferrovia per il trasporto pubblico locale, il trenino verde della Sardegna, la più lunga ferrovia turistica d'Europa con 438 km. Più di 800 bus, 50 treni 15 metro che ogni giorno compiono 5.000 corse, quasi 40 milioni di chilometri all'anno. Diverse modalità di trasporto che ogni giorno lavorano per lo stesso obiettivo, per unirci e per contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale della Sardegna. Ogni volta che in Sardegna qualcuno utilizza un mezzo di trasporto pubblico, solo il 20% del costo di trasporto è coperto dal prezzo del biglietto. L'80% viene pagato dalla Regione Sardegna, da tutti noi. Per questo i mezzi pubblici sono un patrimonio comune da valorizzare e proteggere. Invece spesso, troppo spesso, alcuni non pagano il biglietto e dobbiamo spendere per riparare mezzi vandalizzati e danneggiati da pochi. Così pochi, nel modo più stupido, impediscono a tutti noi di viaggiare meglio, su mezzi più nuovi, comodi, sicuri ed ecologici. I mezzi non sono solo parti meccaniche, sono anche parte delle nostre storie, delle nostre vite. Ci portano a scuola e al lavoro, a incontrare gli amici, le persone care, ci riportano a casa dopo una festa, al sicuro. A bordo chiacchieriamo, leggiamo, ascoltiamo musica, sogniamo, insomma, viviamo. Far muovere la Sardegna ogni giorno è il lavoro di una macchina complessa, con la quale ARST muove ogni anno 22 milioni di viaggiatori. È possibile grazie all'impegno di 2.100 persone che in ARST ogni giorno fanno partire e arrivare migliaia di bus, treni e metropolitane. Autisti, capistazione, tecnici, operai, ingegneri, giuristi d'impresa, informatici, addetti commerciali, esperti di logistica, sicurezza, manutenzione, finanza e amministrazione. Persone e mezzi che vi portano dove gli altri non arrivano. Perché ARST lavora per la collettività, non per il profitto, e investe ogni utile per migliorare il servizio, perché tutti possano raggiungere la loro meta.
che sia andare a una partita, laurearsi dopo anni di studio o tornare a casa. Ogni viaggio è parte di tante storie, piccole e grandi. Noi le facciamo muovere. Ars, muoviamo la Sardegna.